Passiamo all'oggetto numero 2, richiesta di aggiornamenti circa i tempi di installazione del nuovo macchinario PEC-TAC presso l'azienda ospedaliera di Perugia. Prego, consigliere Meloni. Grazie Presidente, ma come anticipato poco fa, praticamente abbiamo trovato le risposte a questa interrogazione sia ieri che oggi nella stampa locale, e questo ovviamente ci fa molto piacere. Comunque questa interrogazione sostanzialmente è un po' il proseguo di quello che è stato la nostra anche, diciamo, puntualizzazione sul tema dell'ultimo anno e mezzo circa, dove più volte siamo ritornati sulla questione della PEC-TAC per la radiodiagnostica di medicina nucleare dell'ospedale Santa Maria di Perugia, per le varie difficoltà nel tempo che si erano accumulate tra rotture e guasti vari, e diciamo che negli ultimi anni purtroppo si sono verificati molti episodi di questo tipo, soprattutto 4 volte, diciamo, negli ultimi 5 mesi, ovviamente provocando quello che solitamente accade, un disservizio e una difficoltà nei confronti dei cittadini che si recavano, soprattutto molti pazienti oncologici. L'ultimo guasto per quale nasce sostanzialmente questa interrogazione risale a circa 2 settimane fa e si è rivelato purtroppo irreversibile, gli articoli di ieri e di oggi lo confermano, per cui pazienti oncologici che devono effettuare una PET all'ospedale di Perugia sono costretti a recarsi a Foligno, a fronte tra l'altro di un accordo fatto all'ultimo tra ASL Umbria 1 e ASL Umbria 2. Quindi l'azienda ospedaliera del Santa Maria della Misericordia ha già acquistato, anche a seguito delle nostre ripetute segnalazioni, una nuova PET-TAC attraverso i fondi del PNRR per un costo di circa 2 milioni di euro. Ho appreso ieri che questa PET verrà installata, diciamo, nel reparto di medicina nucleare nei prossimi mesi, presumibilmente inizio anno nuovo, e poi nella seconda domanda di prevedere l'acquisto di un nuovo ciclotrone anche in vista della futura installazione del macchinario, ho visto che è un qualcosa che è potenzialmente fattibile, anche questo sicuramente con l'inizio dell'anno nuovo. Quindi probabilmente nella risposta saranno questi temi che verranno sicuramente affrontati. Grazie consiglieri. Prego assessore Fioroni. In merito, anche in questo caso leggo la risposta che è stata preparata dal mio collega. In merito ai tempi certi entro i quali verrà installato il nuovo macchinario PET-TAC presso l'azienda ospedaliera di Perugia, si precisa che a metà novembre del 2022 è stata acquistata la nuova macchina PET-TAC su piattaforma Consip, con previsione di consegna e di installazione in 470 giorni, metà febbraio 2024 sarebbe. Recentemente è stata completata la procedura dei lavori con consegna cantiere prevista nei prossimi giorni. La consegna del macchinario da parte della ditta Siemens è prevista agli inizi di gennaio. Dopo la consegna saranno necessarie circa 2 settimane per il power on e la taratura da parte della ditta a cui faranno seguito i collaudi funzionali della fisica sanitaria. In tal modo sarà operativa a fine gennaio 2024, rispettando in tal modo il cronoprogramma. Per quanto riguarda l'acquisto di un nuovo ciclotrone, anche alla luce della futura installazione del nuovo macchinario PET-TAC, alla fine di garantire uno standard tecnologico più moderno, affidabile e di qualità, l'azienda ospedaliera di Perugia è dotata di un ciclotrone installato nel 2005. La macchina ha un contratto pluriennale di assistenza full risk con la ditta Polygon a seguito della gara regionale sul cosiddetto Global Service e di conseguenza è sottoposta a regolare manutenzione da parte della ditta costruttrice General Electric Medical System. In particolare viene svolta ogni 6 mesi una manutenzione preventiva della durata di una settimana, durante la quale vengono ripristinate le parti usurabili. Naturalmente il ciclotrone e i laboratori annessi possono essere resi più moderni, resilienti ed efficienti. In tal senso la struttura aziendale di fisica sanitaria che lo gestisce ha già presentato un piano il cui finanziamento dovrà trovare copertura nel bilancio aziendale 2024-2025 per un importo di circa 250.000 euro. L'upgrade e lo spostamento presso altra sede della nuova PET-TAC permetterà l'introduzione di nuove tecniche, quale ad esempio
il 18F PSMA. Grazie Assessore, prego Consigliere Meloni. Grazie Presidente e grazie per la risposta. Ovviamente monitoreremo sostanzialmente le tempistiche nei prossimi mesi, perché ormai riteniamo che è passato molto tempo e diciamo le difficoltà dei cittadini Perugia e limitrofi insomma è stata abbastanza in questi mesi complicata nel poter effettuare questo tipo di esame, e soprattutto perché forse si poteva magari anticipare magari i lavori, si poteva anticipare prima, in modo che adesso fossimo già in grado, anziché di subire l'ennesimo ritardo e l'ennesimo diciamo non efficienza per i cittadini, e quindi recarsi lontano dal proprio diciamo raggio territoriale, magari forse si poteva giocare un po' d'anticipo. D'altra parte, se è vero, come insomma sta contenuto nella risposta dell'assessore, che i primi dell'anno si riuscirà finalmente ad installare la nuova PET-TAC e poi anche ad assicurare, volendo, questa nuova possibilità del ciclotrone, come anche ha riportato questa mattina nella stampa, diciamo che il risultato è stato diciamo ottenuto con soddisfazione. Chiaramente notiamo che ogni volta che diciamo portiamo alla luce alcuni temi delicati e sensibili, poi diciamo le risposte arrivano sempre a mezzo stampa, quindi evidentemente insomma cercheremo di continuare con questa metodologia, perché almeno ci arrivano un po' di risposte anche in tempi accettabili. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 6, informazioni circa i contributi e le risorse che verranno destinate ai comuni interessati dagli impianti di grande derivazione idroelettrica. Interroga il consigliere De Luca. Prego consigliere. Grazie Presidente, ma con questa interrogazione chiediamo che venga fatta chiarezza e venga data contezza ai comuni e ai cittadini umbri di quello che sostanzialmente sono gli effetti della nuova legge che abbiamo approvato all'inizio di quest'anno in merito alle grandi derivazioni idroelettriche, e quindi l'impatto che avranno i maggiori gli effetti diciamo dell'applicazione dell'articolato legislativo su diciamo quelli che saranno gli introiti da parte della regione, e quindi l'applicazione dei canoni concessori e l'applicazione delle innovazioni normative che sono state inserite. Ricordiamo che la legge e le modificazioni che abbiamo effettuato all'interno di quest'aula vengono sostanzialmente da quella che è stata gli effetti dell'articolo 11 quater del primo decreto semplificazioni del 2019, avvenuto con l'allora governo Conte 1, che sostanzialmente ha disposto la regionalizzazione degli impianti, e quindi l'obbligo per le regioni di disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazioni attraverso diciamo gare di evidenza pubblica delle grandi derivazioni di acqua sfruttate a scopo idroelettrico, e all'interno sostanzialmente una delle più grandi innovazioni fu proprio la disposizione per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kilowatt di potenza nominale, per almeno il 50% destinato a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. Con diciamo, la nuova legge, con l'articolo 23, è stato disciplinato che il canone a carico dei titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sostanzialmente fosse aumentato, e quindi il nuovo canone applicato a decorrere dall'anno 2023 è costituito da una componente fissa, 42 euro per kilowatt rispetto alle 33,12 delle kilowatt previste in precedenza, e una diciamo variabile percentuale dai ricavi normalizzati.
L'articolo 24 invece prevedeva che a decorrere dal 2024 una quota pari al 35% della componente fissa dei canoni, di cui al citato articolo 23, fosse destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni territorialmente interessati sulla base della popolazione residente in cui sussiste la presenza di impianti, ovvero la presenza di opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscono parte integrante. Quindi nei documenti istruttori della legge veniva fatta una stima delle maggiori entrate e dei contributi che sarebbero stati riversati ai comuni, quindi i canoni erano pari a 8.331.147 euro e dalla nuova legge invece a regime, quindi dal 2024, però attuata nel 2023, ci sarebbe stato un maggiore introito per il bilancio regionale di 2.233.713,56 euro. Mentre per quanto riguardava il 2023 il maggior apporto sarebbe stato di 1.861.427,97 euro. Quindi in totale le entrate sarebbero derivate dai canoni fissi, stimate nell'attività istruttoria della legge, erano di 10.564.861 euro. Ovviamente ricalcolando le risorse destinate ai comuni interessati nella misura del 35% della componente dei canoni fissi, secondo le stime dei documenti istruttori, l'importo da destinare ai comuni interessati sarebbe risultato pari a una spesa massima di euro 3.697.701,50, importo più che raddoppiato rispetto alla cifra precedente che era di 1.600.000 euro. Ovviamente all'interno della nuova legge venivano, e questo si chiede anche all'interno dell'interrogazione, di sapere quali sarebbero stati i nuovi comuni inseriti all'interno della ripartizione. E quindi c'è un ulteriore fattore, scusate, estremamente importante, ovvero che le precedenti società concessionarie del novembre 2015 hanno impugnato la DGR 1067 del 2015, con cui fu determinato a suo tempo l'aumento dei canoni a 31,02, e da quel momento la Regione Umbria aveva accantonato sistematicamente ogni anno, fino a sentenza definitiva, le somme per far fronte a eventuali spese di soccombenza, quindi stimate intorno ai 3,8-4 milioni di euro l'anno, accantonati negli ultimi 8 anni. Nell'ultimo bilancio di previsione, approvato dall'Assemblea legislativa, fondo rischi di soccombenza canoni concessori idroelettriche risulterebbe consistente in 27.797.372,85 euro. Ora si interroga quindi la Giunta per sapere, dopo aver chiarito quindi se l'accantonamento al fondo rischi avverrà anche quest'anno e se quindi, nonostante ci sia stata ovviamente un intervento tramite legge e non più tramite delibera come era precedentemente, e quindi si chiede di quantificare una stima del contributo complessivo derivante dai suddetti canoni, e con esso si richiede di specificare quali siano i comuni che beneficeranno di tali contributi e in quale quota. Grazie. Grazie consigliere De Luca. Prego assessore Morroni. Sì, grazie vicepresidente. Consigliere De Luca, l'interrogazione tocca diversi aspetti, cercherò di andare un po' per flash in modo da permettermi di rispondere, mi auguro nel modo più esaustivo possibile, ai quesiti posti. E inizierei da questo. Occorre precisare che per l'anno 2023 il canone fa riferimento alla componente fissa e non alla componente appunto variabile, no? Più in dettaglio, l'articolo 27, comma 5 della legge regionale di quest'anno prevede quanto segue. Per l'anno 2023, fino all'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione il canone fisso, determinato in conformità alle disposizioni previgenti. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine dell'anno 2023 si applicano, sulla base dei giorni effettivi, le disposizioni previste ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 23.
Pertanto il canone 2023 a carico dei titolari di grandi derivazioni fini idroelettrici è determinato sulla componente fissa ed è formato da due diverse aliquote, no? La prima da applicare fino alla data dell'8 marzo 2023, che è costituita da una sola componente fissa pari a euro 34,54 per kilowattora, come da canone approvato con la delibera della Giunta regionale del marzo del 2022. Adeguato per l'anno 2023 sulla base dell'indice di inflazione programmata, come da disposizione di quella legge regionale 33 del 2004. La seconda è applicabile a partire dalla data del 9 marzo 2023, costituita da una componente fissa pari ad euro 42 per kilowattora, euro 42, l'articolo 23,2 della legge regionale 1 del 23, una componente variabile calcolata come percentuale dei ricavi dell'energia prodotta nel periodo di riferimento. Si precisa che relativamente alla componente variabile del canone, applicabile a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1 del 23, questa è esigibile solamente, come veniva ricordato, a decorrere dal 2024, perché naturalmente è consuntivo, no? La sua determinazione infatti richiede per ogni giorno di funzionamento dell'impianto il resoconto orario dell'energia effettivamente prodotta dall'impianto sulla base dei dati rilevati dalla società terna e i corrispondenti prezzi orari effettivi per la vendita di energia elettrica nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico sul mercato del giorno prima. Oh, per quanto attiene poi il discorso del 35%, quindi la quota che è stata riconosciuta ai comuni, poi parleremo e vedremo anche questa dilatazione, no? A mio modo di vedere opportuna, che abbiamo introdotto, quali altri comuni tira in ballo. Ecco, si rileva, quindi per il discorso del 35%, che l'articolo 24 effettivamente prevede al comma 1 che una quota pari al 35% della componente fissa dei canoni sia destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che le risorse di cui al comma 1 siano ripartite annualmente dalla Giunta regionale con proprio atto in favore dei comuni di cui al comma 1, per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al medesimo comma 1 sulla base della popolazione residente. Questo è il criterio. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite derivanti dal canone, no, concernente appunto la popolazione, il criterio della popolazione, e richiede agli stessi comuni, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Si evidenzia inoltre che l'articolo 24,3 stabilisce espressamente che i comuni territorialmente interessati dagli impianti di grandi derivazioni sono individuati in quelli in cui sussiste la presenza di impianti, ovvero la presenza di opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate, che ne costituiscono parte integrante, cui afferiscono le attività di grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico forza motrice. Con riguardo alla stima delle maggiori entrate, a tale proposito si fa presente che la legge regionale 1 del 2023, all'articolo 29,2, autorizza per le finalità di cui all'articolo 24 della medesima legge regionale la spesa annua di euro 3 milioni, come veniva ricordato già nella sua interrogazione, 3.697.700 euro a decorrere dal 2024. Valgono invece fino a tutto il 2023 le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, la numero 18, che autorizza la somma di euro 1.600.000 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni a fini idroelettrici. In ogni caso, si ricorda che l'articolo 29,4, l'impegno delle somme di cui al comma 2 a decorrere dal 2024 è subordinato al preventivo accertamento delle entrate, naturalmente, di cui al comma 2. Un altro aspetto importante è il discorso dei fondi rischi di soccombenza. L'accantonamento per l'annualità 2023 potrà essere stabilito solo agli inizi del 2024, generalmente nel mese di gennaio,
dopo che le entrate dei canoni fissi per l'annualità 23 vengano accertate e allo stesso tempo considerati i vari ricorsi in essere che potranno permettere di quantificare nuovamente le risorse che dovranno essere iscritte eventualmente nel fondo rischi di soccombenza per l'annualità 2023. Quindi l'accertamento delle entrate e dall'altra anche una verifica di quello che è lo stato delle querelle giudiziarie, diciamo, su questo punto. Ecco, questi due parametri poi naturalmente faranno scaturire la scelta sull'entità anche degli accantonamenti eventualmente da fare. Possiamo comunque dire che ad oggi Enel Produzione, che è subentrata ad Erghe, ha già avviato un nuovo contenzioso sui canoni introdotti dalla legge regionale del gennaio di quest'anno e per ora ha effettuato versamenti sulla base del canone previgente, quindi quello dei 34,54 euro, aggiornato con gli adeguamenti Istat, con un tasso di inflazione programmata che per l'anno 23 è pari al 4,3%. Come già detto, per il 2023 ai comuni sarà erogata una somma complessiva di 1.600.000 e solo a partire dal 2024 sarà applicata la disposizione dell'assegnazione del 35% dei ricavi da canone. Per quanto attiene infine all'elenco dei comuni che entreranno ormai nella partita della ripartizione delle risorse rispetto ai 5 comuni che vi erano in precedenza, questo è l'elenco che ne deriva sulla base dei criteri di selezione richiamati in precedenza. C'è il comune di Preci, c'è il comune di Norcia, c'è il comune di Cerreto di Spoleto, di Vallo di Nera, di Sant'Anatolia di Narco, di Scheggino, di Ferentillo, di Arrone, di Terni ovviamente, Narni, Orvieto, Baschi ed Alviano. Ecco, spero di essere riuscito a dare risposta alle varie questioni che lei ha posto, consigliere De Luca. Grazie. Prego, consigliere De Luca, per la replica. Mi ritengo soddisfatto della risposta perché indubbiamente è stata esaustiva nel merito delle questioni che erano state poste. Sono, diciamo, veramente basito del fatto che è una notizia estremamente importante, si continui, diciamo, a fare un contenzioso con la Regione Umbria sulle nuove disposizioni. Oltretutto, ripeto, se prima il contenzioso era basato sul fatto che venivano disposte in virtù di una delibera e non in virtù di una legge, adesso la Regione Umbria ha fatto una legge e ora ci ritroviamo un'altra volta al contenzioso. Immaginate se domattina tutti i cittadini umbri facessero un contenzioso per non pagare il bollo. Non lo so, è una roba veramente, a mio modo di vedere, insostenibile. Motivo in più per procedere quanto prima, per quanto mi riguarda, la costituzione di una società misto pubblico-privata, fare una gara pubblica a doppio oggetto in cui si individua il partner privato, così come prevede la legge nazionale, poi se fosse per me si dovrebbe fare ancora di più, però questo ci prevede la legge nazionale, e si fa una gara a doppio oggetto e si eliminano tutte queste problematiche, perché è inconcepibile oggettivamente che una regione come l'Umbria continui a essere oggetto, parliamo di 27 milioni di euro accantonati fino ad oggi, che potevano essere utilizzati per questa regione e per creare utilità sociali, interventi sulla viabilità, cultura, quindi soldi che vengono sottratti alla disponibilità dei cittadini umbri, e tutto questo è inaccettabile. Sono comunque, in conclusione, Presidente, estremamente felice, guardo anche il consigliere Carissimi, che le innovazioni che abbiamo introdotto all'interno di questa legge, al di là delle chiacchiere che fanno parecchi, diciamo, alcuni fra cui anche il sindaco di Terni, stiano realmente cambiando questa regione. Grazie.